Vallese Garage qui a Decma Custom. Allora Gianni, vedo che hai portato una bellissima bagger. Infatti vogliamo dirlo, vedo che è sottolineato anche qua, ormai sei diventato Vallese Bagger, sei specializzato in questo. Sì, beh, stiamo creando una nostra linea che praticamente parte per quanto riguarda tutta la linea della carrozzeria della motocicletta, a quello che sono anche particolari poi meccanici come sono pedane, particolari manopole, eccetera, via dicendo. Comunque ecco, la nostra cosa principale è creare, per quanto riguarda dalle borse, parafanghi, fiancatine, coperture, serbatoio, cioè varie cose. Poi creiamo comunque su ogni motocicletta, in particolare se parliamo di modifiche, cioè trasformazioni come questa moto, che sono molto radicali, creiamo anche pezzi unici, cioè praticamente materiali che praticamente poi utilizzeremo solo per questa moto, e sono cose che comunque il cliente ci chiede spesso. Lei si chiama Entology. Come mai questo nome? Si chiama, sì, questo è il nome, glielo ha scelto praticamente il cliente, quindi non so dirti, su questo ha mantenuto il riservo. Pensavo fosse un'antologia delle baggers. È l'antology, glielo ho chiesto, ma non ha voluto rispondere. No, perché lui si è occupato, per quanto riguardava, mi ha appena accennato il colore come doveva essere fatto, è l'unica cosa sulla quale gli ho detto dimmi almeno il colore, perché poi quando si tratta, ripeto, di questo tipo di elaborazioni bisogna comunque vedere anche il lato grafico, va bene. Lui mi ha spiegato il lato grafico, però ci sono alcuni particolari, ha mantenuto il più stretto riservo. Anche perché noi questa l'abbiamo già vista grezza, ti ricordi? Ricordo, a Expo Motori. Adesso la rivediamo completa, bello il colore, il verde, questo verde così acceso che tra l'altro mi sembra quest'anno vada molto. E questo sì, è un candy acid green, praticamente è un verde molto brillante, infatti se tu vedi sotto le luci risplende molto. Ci sono altre baggers in cantiere? Ne abbiamo altre tre giù da noi, e praticamente di cui una molto radicale, cioè supererà anche questa, e altre comunque, cioè io oramai ho il calendario programmato, quindi anche perché per la lavorazione di una moto come questa, per costruirla, quanto tempo ci vuole, Gianni, più o meno? Beh, in questa siamo partiti comunque dal telaio, quindi c'è stata una modifica abbastanza radicale anche per quanto riguarda l'inclinazione del telaio. Qui è stato allungato il telaio di 10 cm e comunque inclinato di 24 gradi. Però per poter applicare una 26 e per comunque abbassare tutta la motocicletta e renderla la più americana possibile, perché fino adesso tutte le elaborazioni che avevo fatto sono state sempre un po' più sull'europeo, la gente badava molto a velocità folli, che poi io non so, con una moto del genere anche originale uno non è compra un Harley Davidson alla fine per andare a 200 all'ora, però ecco, su questa ci siamo voluti mantenere prettamente sul lato estetico e americanizzarla il più possibile, cioè la tendenza che hanno molto negli Stati Uniti. Comunque noi, io stesso vedo che comunque per quanto riguarda l'estetica, l'immagine esterna, lì sono molto più esasperati, noi stiamo indietro di qualche anno rispetto a loro. Quindi più o meno ti chiedevo come tempistiche, perché ovviamente se uno vuole prenotarti una moto così ci vuole il suo tempo per costruirla del tutto. 6-8 mesi. Bene Gianni, allora un sito di riferimento per poterti trovare? Per tutte le informazioni www.vallesegarage.com, lì troverete anche la mail di riferimento che è info@vallesegarage.com. Grazie mille. Sì, per il resto ci sono tutti i numeri di telefono, anche il mio portatile.